Amore è dare, amore è sacrificio di sé, amore è saper soffrire, amore è luce. Amore è fedeltà, amore è giustizia, amore è gioia nella speranza, amore è pace. Amore è ubbidienza, amore è bontà e fedeltà, amore è umiltà, amore è verità. Data per la mia, data per la mia, l'ho veduto in Gesù che ora vive, l'ho veduto e l'ho afferrato. Saper soffrire, amore è luce. Dio è amore, Dio mi ha amato, ho veduto l'amore in una croce, l'ho veduto nella sua vita, data per la afferrato. E per finire la Bibbia dice che l'amore è questa verità, ma l'hai tu afferrata. Amore, bontà e fedeltà, amore è umiltà, amore è verità. Cari fratelli e sorelle, cari amici, e cari tutti voi che attraverso il vostro PC siete collegati in questo momento con la nostra comunità di Cesena. In un percorso veramente orrendo, sapete cosa vuol dire quando hai paura di uscire di casa perché respiri l'aria dei morti, l'aria della morte. Pensate che alcuni paesini nella zona di
fra Cremona e Lodi e sembrava di essere ritornati al tempo del Manzoni, della peste. Castelnuovo d'Adda era segnato con le croci nere. C'è stato un periodo in cui nessuno usciva di casa e sono molti morti, sono morti in silenzio, non se ne è sentito parlare di loro. E noi come comunità di Cremona abbiamo perso due sorelle a distanza di una settimana. Ma la cosa peggiore è che non potevi andarli a trovare. Ed è triste, è difficile, è una cosa orrenda morire da soli, nella solitudine. Una sorella, l'avete conosciuta anche voi, era la signora a cui Marisa dava assistenza, che ha accettato il signore Teresa, è venuta qui a due soggiorni di vacanza. Lei ha contratto il virus in casa di riposo. Ma l'altra sorella, che si chiamava Armida, una sorella di 65 anni, originaria di San Salvador, per lei non c'è stato niente da fare. Quando venne ricoverata in ospedale, mi telefonò e mi disse: e Franco, queste saranno le ultime parole. Saluta tutta la comunità. So che non uscirò. E in questa maniera Armida ci ha lasciati. La comunità di Pavia è la comunità che ha avuto il maggior numero di contagi e circa una trentina di membri sono stati contagiati, anche perché abbiamo molti fratelli e sorelle che lavorano nelle strutture sanitarie. Queste sono solo alcune delle cose che vi posso raccontare. Però questa mattina non siamo qui per parlare di un fallimento umano, di un decadimento. La peste è il risultato di un decadimento, è il risultato di un tempo che progressivamente si sta spegnendo, di una civiltà giunta alla fine. Anche in questi momenti noi possiamo incontrare Dio. E proprio nei momenti in cui tu tocchi il fondo, nei momenti in cui ti sembra che non ci sia più nessuna speranza, nel periodo in cui ti sembra che, come nella visione di Abacuc, senti il nemico avanzare, ma tu non puoi fare niente. Aspetti solamente il momento in cui accadrà. Proprio in questi momenti succedono delle cose meravigliose. E una delle esperienze che abbiamo potuto vivere durante questo periodo è stata l'esperienza di un medico vissuta agli ospedali riuniti di Bergamo. Julian Urban, 38 anni, dottore in Lombardia. Ha raccontato la sua esperienza e ha detto: mai negli incubi più oscuri ho immaginato che avrei potuto vedere e vivere quello che sta succedendo qui nel nostro ospedale da 3 settimane. L'incubo scorre, il fiume diventa sempre più grande,
All'inizio ne arrivavano alcuni, poi una decina, poi centinaia, e ora non siamo più dottori, ma siamo diventati una specie di sorter sul nastro. E decidiamo chi deve vivere e chi dovrebbe essere mandato a casa a morire, anche se tutte queste persone hanno pagato le tasse italiane per tutta la vita. Fino a 2 settimane fa, io e i miei colleghi eravamo atei. Era normale, perché siamo medici e abbiamo imparato che la scienza esclude la presenza di Dio. Ho sempre riso dietro ai miei genitori che andavano in chiesa. 9 giorni fa, un uomo di 75 anni venne da noi. Era un uomo gentile, aveva gravi problemi respiratori, ma aveva una Bibbia con sé. E ci ha impressionato che la leggeva ai morenti e li teneva per mano. Eravamo tutti dottori stanchi, scoraggiati, psichicamente e fisicamente finiti, quando abbiamo avuto il tempo di ascoltarlo. Ora dobbiamo ammettere, noi come esseri umani abbiamo raggiunto i nostri limiti. Di più non possiamo fare. E sempre più persone muoiono ogni giorno. Ci sentiamo sfiniti. Abbiamo già perso 2 colleghi e altri sono stati contagiati. Ci siamo resi conto che dove finisce ciò che l'uomo può fare, abbiamo bisogno di Dio e abbiamo iniziato a chiedere aiuto a Lui quando abbiamo qualche minuto libero. Parliamo tra di noi e non possiamo credere che da feroci atei siamo adesso ogni giorno alla ricerca della nostra pace, chiedendo al Signore di aiutarci a resistere in modo che possiamo prenderci cura dei malati. Ieri è morto l'uomo pastore di 75 anni, che fino ad oggi, nonostante avessimo avuto oltre 120 morti in 3 settimane qui da noi e fossimo tutti sfiniti, distrutti, era riuscito, malgrado le sue condizioni e le nostre difficoltà, a portarci una pace che non speravamo più di trovare. Non sono a casa da 6 giorni. Non so quando ho mangiato l'ultima volta. E mi rendo conto della mia inutilità su questa terra. Però è sorto in me un nuovo proposito. Voglio, vissuta da l'anno scorso, da un medico ateo, capire il senso della nostra vita. E allora è avvenuto un qualcosa di meraviglioso. Sentire la voglia di parlare col Signore, di vivere una relazione più intima con Lui. Sapere che solo Lui dà senso alla tua vita. Solo Lui è l'inizio e la fine. Solo la Sua presenza può dare un significato ai momenti che vivi.
Ed è stato bello durante questo periodo poter vivere questo incontro personale con un Dio che ci stupisce sempre, perché è l'Iddio dell'impossibile. È quell'Iddio che ti chiede di toccare coi piedi l'acqua per vederla aprirsi. È quell'Iddio che ti chiede di credere in Lui perché il pane arriverà, scenderà dal cielo. È quell'Iddio che, di fronte alla fragilità dell'uomo, che ti fa dire dell'argento, dell'oro non ne ho, ma quello che ho te lo do, il nome di Gesù. Riesce a far camminare i zoppi, a ridare la vista ai ciechi, a risuscitare i morti. Questo periodo ha attirato in me l'attenzione nel voler trovare un'esperienza personale con Lui, viverla profondamente, personalmente. Perché senza di Lui noi non possiamo fare niente. E allora ho iniziato durante la notte a vivere questi momenti di preghiera. E questo momento è diventato un appuntamento quotidiano, fisso. Come diceva il profeta Isaia, è bello sentirsi risvegliare la mattina da quella voce che ti dice sono qui. Ma la cosa bella è che quando tu metti la tua vita completamente nelle mani di Dio, poi succedono delle cose straordinarie. Due anni fa avevamo iniziato a Piacenza un gruppo di preghiera, perché la comunità di Cremona ha dei membri che abitano nella provincia di Piacenza. È la provincia confinante, ci sono una trentina di chilometri. Ci siamo riuniti in una casa in preghiera perché il nostro desiderio era quello di vedere nascere una chiesa a Piacenza. Piacenza, nei dintorni, è la città più grande, ha 120.000 abitanti. Quindi iniziamo a pregare, poi scoppiò la pandemia e la preghiera però non è finita, è continuata. La preghiera non può finire, anzi può solo aumentare. Ed è successo a dicembre dello scorso anno che ho ricevuto una telefonata improvvisa da parte di una signora evangelica. Questa signora mi dice: mi chiamo Marisa, sono evangelica. Mi sono resa conto che la mia comunità non osserva completamente la parola. Mi sono messa in preghiera e sono stata indirizzata nella preghiera, da voi. C'è una comunità avventista a Piacenza. Ho detto: Marisa, per il momento non c'è, ma ci sarà tra poco. Aspetta la mia telefonata. È stata l'esperienza che ci ha aperto una porta. Sabato 13 marzo, presso la Chiesa Metodista di Piacenza, sono iniziate le riunioni del gruppo di Piacenza. Ogni sabato abbiamo fratelli e sorelle, abbiamo amici interessati
che stanno frequentando questo bellissimo gruppo che è innamorato della parola di Dio. Poco più avanti, una notte, un'altra notte, questa voce che mi sono abituato ad ascoltare, umilmente, sapendo che non sono niente, ma Lui è tutto, disse: sai, c'è una provincia in Lombardia che non ha una chiesa, è la provincia di Lodi. Cosa ne dici? Ho detto: Signore, sono tuo. Tu sai ogni cosa. Indirizzami. Lascia che la mia mente possa essere illuminata dalla tua grazia. Perché la parola è tua, le persone sono tue. Tu sei potente, tu puoi ogni cosa. Non c'è niente che possa fermarti. E il Signore mi indirizzò. Ho detto: guarda, cerca questo indirizzo. Era l'anziano della Chiesa Battista di Lodi. Mi disse: chiamalo. Sapete cosa mi ha risposto l'anziano? Siamo felici di darvi i nostri locali. Che possiate essere benedetti dal Signore laddove noi abbiamo fallito. Che il nostro locale possa diventare rifugio, luogo di preghiera per tante persone che sono alla ricerca di Dio. Nel mese di maggio, e non ricordo la data ora, abbiamo iniziato le riunioni del gruppo di Lodi. E a Lodi lavoriamo esclusivamente con un gruppo di interessati che abitano proprio nella città di Lodi, nella bellissima cittadina di Lodi. È meraviglioso, cari fratelli e sorelle, innamorarsi di Dio. Le abitudini, i riti, le riunioni, quello che noi ripetiamo non cambieranno niente nella nostra vita se noi non ricerchiamo ogni giorno una relazione personale con il nostro Signore. È tempo di cercare l'Eterno, di cercarlo con tutto il proprio cuore. E Lui si farà trovare. Perché l'Eterno non è lontano da noi. L'Eterno è più che mai vicino ai Suoi figli e ai Suoi popoli. Ha lasciato il cielo per amore nostro. Figuriamoci se ci abbandona. Figuriamoci se fa la scelta di distaccarci da noi. Siamo noi che però lo dobbiamo cercare. Siamo noi che dobbiamo dare delle priorità alla nostra vita. Siamo noi che riceviamo l'invito: se qualcuno ode la mia voce oggi, non indurisca il suo cuore, venga a me e prenda in dono dell'acqua della vita. Noi non sappiamo ancora per quanto tempo la grazia di Dio illuminerà il nostro mondo, ma che ognuno di noi fino in fondo possa essere riflesso della sua grazia, possa essere luce, possa scoprire la bellezza di un Dio che ci dice: gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che confida in Lui.
come lo diceva nel Salmo 34. Concludo con quel bellissimo testo di Abacuc. Dove viene detto al capitolo 3 dal versetto 16. Ho udito e le mie viscere fremono, le mie labbra tremano a quel rumore. Un tarlo mi entra nelle ossa, io tremo a ogni passo. Aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il popolo per assalirlo. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'ulivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio il Signore è la mia forza, egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Meraviglioso questo testo. Di fronte alla sofferenza, al dolore, alla paura del futuro, di fronte alle incertezze della vita, di fronte alle malattie. Non di meno, io rimarrò saldo nell'Eterno, perché Lui è la mia forza. Che questo, fratelli e sorelle, sia la scelta della nostra vita. A costo di qualsiasi cosa, a prescindere da tutto, che il nostro incontro col Signore faccia la differenza, sia un incontro vivo, un incontro di relazione personale con Lui. Il Signore ci benedica. Amen. Agnel di Dio.
calma il cuore, ma asciuga il pianto, in te riposa questo cor mio, o agnel di Dio, io vengo a te. Voglio ringraziare Franco per questo messaggio di speranza, di queste note di consolazione che ha offerto, non dico a un'Italia ferita, a un mondo ferito, alle sue terre particolarmente ferite dal dramma che stiamo vivendo. Che questo messaggio di speranza, di consolazione possa guidarci in questa settimana. Volevo anche ringraziare la famiglia di Caterina, che è sempre più numerosa, molti vengono dalla Romania, per questo sabato passato con noi, una famiglia di Brescia che ha vissuto qualche giorno fa un momento molto felice, che Dio vi accompagni, vi guida nel vostro proseguio, alla famiglia Nicotra della chiesa di Forlì, alle famiglie che sono in vacanza e a tante famiglie che ci hanno seguito questa mattina attraverso la Hope Media. Che il Signore ci guidi e ci accompagni. Chiedo a tutti quanti voi se volete collaborare per portare avanti la testimonianza, l'evangelizzazione. Fuori troverete sia il contenitore per le decime, le offerte, e sia per l'offerta per la scuola del sabato. Prima di un canto e prima dei saluti finali, chiedo a Franco di guidarci in una preghiera. Padre, tu sei la nostra speranza, sei la nostra fortezza, il nostro rifugio. Tu sei il nostro Padre. Si fa sera, rimani con noi. Te lo chiediamo in Cristo Gesù. Amen. Vostra forza e il vostro aiuto.
temo.